Siamo al Polo Scientifico Tecnologico dell'Università di Ferrara e siamo in un posto inusuale, siamo su un tetto e siamo su questo tetto con il professor Giuliano Martinelli di fisica e ci chiediamo inizialmente perché siamo su questo tetto, invece che alberi, invece che foglie, ci sono neanche delle antenne, ci sono degli oggetti strani, cosa sono? Sono dei moduli fotovoltaici di nuova concezione. Sono moduli che, cosiddetti a concentrazione, e oltre alla concentrazione del sole vengono utilizzati dei particolari metodi per separare la radiazione solare in bande di colore, mandando ogni fascia di colore su una particolare cella che è realizzata apposta per assorbire quel colore rendendo elettroni in cambio. Quindi fotovoltaico significa che partiamo dal sole e arriviamo a produrre dell'energia elettrica, e qui stiamo dicendo che ci arriviamo con un criterio diverso da altri, cioè ci arriviamo separando intanto questo sole, questa energia solare, in componenti differenti e poi riusciamo a convertire queste componenti in energia elettrica, è corretto? È correttissimo. In realtà ogni materiale è in grado di avere un'efficienza che dipende, guarda caso, dipende dalle distanze interatomiche di quel materiale, che condiziona la capacità di efficienza che ha. Per esempio il silicio può arrivare a efficienze anche intorno al 15% di sistema, ma non di più. E allora bisogna, perché questo? Perché la luce che agisce utilmente è nella zona nel rosso o vicino infrarosso, mentre invece nelle zone a lunghezze d'onda più corte bisogna inserire altri tipi di materiale, altrimenti quelle zone rimangono inattive. Ma efficienza significa quanta luce diventa energia elettrica, è questo, esatto, il concetto? Esatto, sì, grosso modo è questo, sì. Pensi che su un metro quadrato il sole buono manda circa un kilowatt di potenza. E ovviamente quello che è l'efficienza significa quanta potenza di questo kilowatt riesco a utilizzare, a raccogliere dal sole. Se avessi un'efficienza del 50%, poniamo, raccoglierei 500 watt. Ecco, e materiali diversi hanno efficienze diverse. Certamente. E anche lunghezze d'onde diverse portano a materiali diversi, questo è un po' il concetto che stiamo imparando. Il concetto è che lunghezze d'onda diverse, diciamo, sono efficaci, cioè riescono a far ottenere un elettrone, no? A seconda del tipo di materiale, questo è effettivamente la realtà. Ma allora uno quanti materiali diversi dovrebbe avere? Beh, è chiaro che se al limite uno dovrebbe averne tanti per tutto lo spettro, però è chiaro che dopo un certo punto diventa poco operativo, diventa antieconomico. Noi ne abbiamo tre o due o tre, già con due il salto raddoppia di efficienza circa, con tre si sale ancora e quindi effettivamente si può arrivare ad efficienze che alcuni oggi come oggi, proprio magari le faccio vedere un articolo negli Stati Uniti che ci stanno praticamente facendo le stesse cose ormai, e parlano di efficienze oltre il 40%. Quindi noi stiamo parlando di un'idea che è nata qui. Quello che è nato qua è stato abbinare alla concentrazione la separazione spettrale. E direi che negli Stati Uniti questo è stato ottenuto in un altro modo, cioè con quelle cosiddette multigiunzioni, che sono formate da tanti film uno sopra l'altro, i quali, ognuno dei quali è capace di raccogliere un certo numero di lunghezze d'onda, cioè la stessa cosa, solo che loro l'hanno fatta per lo spazio, e per lo spazio, nello spazio lo spettro solare è sempre costante, nella Terra no, cambia, e quindi noi ci siamo trovati a dover
fare non uno strato sopra l'altro, ma strati separati. Quindi vediamo se ho capito bene. L'idea di fondo per aumentare l'efficienza è quella di arrivare fondamentalmente, lo vediamo, un po' di sole intanto sta arrivando e riusciamo a vederlo, l'idea comunque è quella di avere il sole che viene processato in maniera differente in funzione delle sue lunghezze d'onda. E qui ci sono due approcci. L'approccio originale prodotto da questa università è stata quella di prima separare e poi far arrivare queste diverse lunghezze d'onda su diversi oggetti in grado di trasdurre da energia solare a energia elettrica, mentre altri ricercatori hanno per esempio tentato di mettere tutto all'interno dello stesso dispositivo, sì, per esatto, cercare di capire. Ecco, ma allora con dispositivi di questo tipo, dove la luce viene separata in due o tre parti, e qui adesso riusciamo a vedere bene per esempio che c'è una luce che va più verso il rosso e una luce che va più verso il verde, ecco, queste due componenti, qual è l'efficienza con due o con tre che si riesce ad ottenere? Guardi, con due si può parlare di un'efficienza di cella del 30%, oggi come oggi. Sì. Poi però bisogna stare attenti, perché le cose devono essere fatte molto bene, in quanto c'è un sistema ottico il quale può dare delle perdite, ci sono vari motivi, filtri di separazione eccetera, per cui le cose devono essere fatte molto bene. Quello che dicevo prima, che si comincia a pubblicare oggi sempre con questo concetto qui, anche efficienze superiori al 40%, però sono ancora a livello abbastanza embrionale. Quindi modo. Con due colori 30%, con tre colori? Con tre colori si può arrivare attorno al 40. Al 40. Questo significa che su un metro quadro, abbiamo detto, l'energia solare arriva con un buon sole a avere un kilowatt, significa che abbiamo 400 watt. Esatto. Ripeto, purché le cose siano fatte in un certo modo, insomma, altrimenti c'è una cosiddetta efficienza ottica del collettore, cioè questo, che può creare dei problemi. E quali sono i costi e le difficoltà realizzative di questa tecnologia? Le difficoltà realizzative sono veramente ben poche, perché come vede, insomma, si tratta di usare dei film riflettenti o su certe bande di frequenza del materiale plastico, uno stampo, e pochissime celle, perché appunto essendo concentrato, se uno concentra per esempio 300 volte ha bisogno di 300 volte meno materiale. Però dal punto di vista invece dei costi, ci sono delle stime, ma questi oggetti che molto probabilmente cominceranno ad essere incentivati dall'inizio del prossimo anno, non hanno ancora un mercato reale da poter fare una valutazione. Le stime sono estremamente ottimistiche, ma io preferirei i costi farli dire all'industria, diciamo. Certo, però noi sappiamo che sul fotovoltaico c'è un problema tradizionale, del problema che con tecnologie, diciamo, più consolidate, mi faccia dire, a volte quanto si riesce ad ottenere dalla cella non è paragonabile a quanto si è speso anche in termini energetici per realizzare la cella. Questo è un concetto completamente diverso che supera completamente questa tipologia, sì, di problema. Questa tipologia di problema non sussiste più, ovviamente, come anche appunto il grossissimo problema. Sto parlando sempre, vorrei non essere frainteso, io amo quelle applicazioni marginali che però sono estremamente utili, e anche da un punto di vista culturale si prestano davvero a far capire un concetto nuovo. Io sto dicendo che se uno vuole portare il fotovoltaico a un valore nobile, cioè a valori tipicamente energetici come può essere un nucleare, faccio per dire, no? Di cui si parla del 10%, noi abbiamo impostato le cose per avere un 10% del fabbisogno italiano, senza contare la possibilità di esportazione che c'è, che è infinita, perché il bacino del Mediterraneo è ricchissimo di sole diretto, che è proprio quello che serve per queste applicazioni. Quindi è una grande ricchezza, secondo me, ed è una cosa che attualmente appunto
pian piano sta ingranando. Quindi quello che noi stiamo vedendo qui funzionare in questo momento è un prototipo, ma di un progetto che è già pensato per un dispiegamento territoriale, che è già pensato per un fabbisogno nazionale. Certo, certo, questa è l'idea. Questa è l'idea. E quali sono le componenti di un oggetto di questo tipo in termini tecnologici? Cioè, al di là dell'idea e del sistema, quali sono i singoli oggetti che voi avete dovuto realizzare? Beh, alcuni oggetti non li abbiamo realizzati noi, perché sembra che sia, appunto, vedendo che si opera su larga scala, sembra che certi oggetti sia meglio che realizzi le industrie, naturalmente col nostro contributo. Infatti, io mi onoro di dire che quasi tutte le industrie che operano in questo settore hanno scelto il nostro laboratorio come laboratorio di caratterizzazione primaria. Però io apprendo due cose. La prima è che noi non stiamo soltanto vedendo un prototipo, ma siamo all'interno di un laboratorio, ed un laboratorio di caratterizzazione che le industrie stesse stanno utilizzando per capire come vanno i propri prodotti. Cos'è un laboratorio di caratterizzazione? Un laboratorio di caratterizzazione è un laboratorio in cui esistono prima di tutto le capacità umane, cioè ragazzi preparatissimi che sappiano fare le misure, e in secondo luogo anche le apparecchiature che servono. Apparecchiature che servono per, appunto, lei già qui vede qualche cosa, ma poi in laboratorio ne vedremo molto di più. Vede quel banco lì, per esempio, ci serve per verificare le temperature che si raggiungono, perché uno dei motivi che ci hanno spinto a separare la radiazione solare è stato anche quello di evitare surriscaldamenti delle celle, perché con queste concentrazioni è facile che si arrivi. Allora, separando la luce in tre distinte fasce, è chiaro che si riduce di molto questo problema. Inoltre c'è anche un problema fisico sotto, di raccolta di portatori. E quindi, diciamo, giù invece abbiamo, ve lo farò vedere, tutta una serie di caratterizzazioni ottiche ed elettriche soprattutto. Un'altra cosa che apprendiamo è che voi avete ideato dei procedimenti per realizzare delle celle, quindi in qualche modo, oppure per realizzare alcune parti di queste celle, in termini, prima ci diceva, di accrescimenti di semiconduttori, germanio piuttosto che altri, quindi avete anche avuto e avete delle esperienze direttamente per realizzare queste tecnologie. Certamente, il nostro laboratorio, come le dicevo prima, io opero in questo settore da molti anni, fortunatamente con dei ragazzi meravigliosi, e abbiamo sempre fatto, come le dicevo, per esempio, un'azienda che è stata realizzata qui in Italia molti anni fa, l'Aelios Technology, forse la più forte anche, si avvaleva della nostra collaborazione per fare le celle a silicio. Abbiamo sempre lavorato in questo campo. Adesso ci stiamo muovendo in un'ottica diversa proprio per i numeri di cui stiamo pensando, per cui con questi numeri bisogna fare intervenire la grande industria. E inoltre c'è anche un altro problema che ho taciuto finora, ma che glielo dico perché lei capisce tutto il volo, ma è chiaro che quando si parla di quantitativi di energia così elevati ci vuole anche un programma, un intervento statale. Certo. Perché dove le mette? Chi le mette? Eccetera. No, sono quantitativi. Deve pensare che in Italia consumiamo ogni anno 300 milioni di megawattora elettrici. 300 milioni di megawattora. Ora, un 10% vuol dire 30 milioni di megawattora. Sono tanti. Certo. Per quale motivo l'energia del sole diventa energia elettrica? Ce lo riesce a spiegare in maniera semplice? Non è mica banale, non tutti l'hanno chiaro questo fenomeno. Beh, guardi, in realtà ci sono delle confusioni in questo, in effetti ha ragione. Il sole ci manda energia in due forme sostanzialmente, una calore e una invece elettricità, cioè luce, fotoni di luce. Il calore può venire utilizzato per scaldare e anche per convertire ulteriormente in energia elettrica qualora venga utilizzato attraverso altri sistemi, turbine o... La luce invece è composta di particelle che si chiamano fotoni, i quali hanno una energia a volte
sufficiente per strappare un elettrone dal cristallo dove arrivano, e questo elettrone strappato dal cristallo si sposta verso la superficie perché viene attratto da un campo elettrico che noi siamo capaci di realizzare. Quindi è chiaro quindi anche che in questa fascia di luce che va dal violetto, diciamo, fino al vicino infrarosso, ci sono tante energie, e alcuni fotoni di una certa energia riescono a strappare questi elettroni da un materiale ma non da un altro, separandolo e facendone per esempio tre, facciamo sì che vengano separati quelli che hanno energia più bassa, quelli che hanno energia intermedia, quelli che hanno energia più grande. Si separano i vari colori della luce? C'è una specie di prisma? Diciamo, il concetto è quello. Però è chiaro che se non usiamo un prisma, usiamo dei film, no? Che possono essere di due tipi, o dei film polimerici oppure degli ossidi metallici, degli ossidi sopra. Noi abbiamo tutte e due. Vede, per esempio qui, lei ha un esempio, vede, sotto a questo PMMA, che è una plastica, vede che sotto c'è un film. Questo film è capace di riflettere una banda di lunghezza d'onda corta. Quella che non viene riflessa corta, ne trova un altro più sotto che riflette quella lunga e va, è un po' angolato e va dall'altra parte. Cioè, questo è il criterio, insomma. Ecco, e la parola concentrazione fa pensare a una lente. Sì. Come realizzare? Non sarà una lente, come non è un prisma prima, non è una lente adesso. In realtà potrebbe anche esserlo, ci sono diversi modi, queste sono delle specie di parabole, non sono parabole in realtà, perché se fosse una parabola avrebbe un fuoco e quindi la luce verrebbe concentrata in un punto che è proprio quello che non vogliamo. Infatti qui il problema di fondo, ecco la caratterizzazione che le dicevo, poi la faccio vedere giù, il problema di fondo è quello di realizzare una omogeneità, una uniformità sui pannelli, in modo che non ci sia una cella che prevarica sulle altre, perché allora questo porterebbe a un cattivo funzionamento. Se poi guarda, lì ci sono proprio dei pannellini, non so se... quindi, sì, ma ci muoviamo, vediamo. Le faccio vedere, vede, questa è una nuova concezione. La luce arriva su questa, chiamiamola parabola, su questa superficie, viene riflessa qui dove c'è una lente che riflette, sì, e entra dentro in questo box, dove... Quindi, scusi, per banalizzare, fa due rimbalzi, arriva, torna dentro e torna dentro qui, e sì, dentro qui ci sono, vede, tre pannellini, sì, no? Che fanno il lavoro con degli strati di ossido che li separano, e allora uno è posizionato qui, uno qui e uno di là, e la luce viene mandata su tutti e tre. Poi abbiamo anche tutta una serie di moduli che provengono da un progetto europeo che si chiamava Idioconte, che vedeva coinvolte diverse nazioni. Quello per esempio che vede lì è un sistema che proviene dalla British Petroleum spagnola, qui c'è un'azienda tedesca, una irlandese, sono tutti collegati via cavo su una centralina che è stata messa qui dal centro di energia solare di Madrid. E ognuno, stando a casa, vede quanto sta producendo il proprio sistema. Quindi anche un laboratorio remoto, in qualche modo, perché ci sono anche soggetti che da lontano stanno facendo delle misure, delle prove col nostro sole, in questo momento. Sì, è vero. E quindi poi abbiamo l'idea ovviamente ultima che abbiamo è quella di realizzare un sistema, diciamo, stiamo pensando a una cinquantina di metri quadrati, tutto composto da questi piccoli oggetti in modo che tutti ruotino assieme. Gli spin-off, più sul solare o più sui sensori?
Ok, gli spin-off, la mia esperienza è sia nel solare che nella sensoristica, però diciamo così che qui si aprirebbe un discorso molto molto ampio, perché il problema di fondo è che mentre l'università è un ambiente estremamente aperto, noi viviamo per essere aperti, per avere scambi, pubblicare, no? Informazioni che girano, l'industria invece è chiusa a scatola, a riccio, perché non riesce a capire l'importanza di... o forse ha anche ragione, non lo so, non voglio giudicare. Per cui si creano facilmente delle conflittualità. Allora è bene mettere su uno spin-off e il più in fretta possibile lasciarlo andare. Io ho sempre fatto così. Faccio un'ultima domanda sulla parte solare, poi ci muoviamo a vedere i sensori, ma la domanda è fondamentalmente questa: lei è una persona che ha avuto e ha grossi rapporti anche con le industrie, perché sì. Per riuscire a fare realizzazioni di questo tipo bisogna necessariamente anche lavorare con aziende. Ecco, quando saranno secondo lei pronti, questa è una domanda sempre difficile, per il mercato questa tipologia di tecnologie? Stiamo parlando di decenni o stiamo parlando di qualcosa di meno? Stiamo parlando di tempi molto stretti. Stretti? Molto stretti. Come le dicevo, mi risulta che all'inizio già del prossimo anno saranno incentivati anche questi sistemi a concentrazione. C'è già qualche industria che è pronta e ci sono molti, molti che chiedono. C'è una forte domanda e secondo quello che penso io nel 2011 cominceranno a sorgere parecchi di questi sistemi. Quanti ragazzi ha prodotto il solare? Molti, molti, molti li ho anche disseminati in giro, perché per esempio ho spin-off o cose di questo genere, ma sai, io sono vecchio, quindi me ne sono passati sotto, però adesso quando andiamo giù me ne farò vedere almeno una decina che sono di altissimo valore. Peccato è che il nostro paese non sa, le dico una cosa che a me fa venire un po' i brividi. Noi in Italia consumiamo a testa 3 tonnellate di petrolio all'anno. Moltiplicare 3 tonnellate per 60 milioni e metterlo in conto con un mezzo euro a litro di petrolio, parlo solo del costo puro, vengono fuori circa 100 miliardi di euro. Risparmiare un 10% vuol dire risparmiare 10 miliardi di euro. Quanti ricercatori si possono fare? E se va a pensare al mercato del bacino del Mediterraneo, cosa esporta l'Italia? Che non c'è nessuno come noi, ce ne sono pochi, e siamo qui a due passi. E adesso, attualmente, stanno venendo qui, proprio qui da me. La settimana scorsa è venuto un gruppo che vuole elettrificare il Madagascar. Un altro Malta per esportare negli altri paesi, perfino la Cambogia, eccetera. C'è veramente una frenesia in questo momento. E quindi noi che abbiamo tutto, compreso anche il sole fortunatamente, non so perché non si faccia un programma valido per dare un lavoro ai nostri ragazzi più bravi. Questo ragazzone qui è anche lui strutturato presso la nostra università, è ricercatore da 3 anni e lui è tipicamente un teorico. Noi nel nostro gruppo abbiamo diverse specifiche competenze, abbiamo dei chimici, abbiamo dei fisici, abbiamo degli ingegneri, tra i fisici abbiamo fisici sperimentali e abbiamo anche 2 fisici teorici, di cui lui è uno. Sembrerebbe che non contasse niente come teorico, però in realtà la preparazione dei modelli a volte si rivela... Teorico non fa mai male. Molto utile. Scherzo sempre con lui. Professoressa, quali sono gli elementi di selettività che deve avere un sensore e soprattutto che cosa è in grado di annusare, mi faccia dire, questo sensore? Allora, parlando di ambiente, che cosa è in grado di annusare sono i gas inquinanti l'atmosfera, quelli che sono, che è obbligatorio misurare da parte delle agenzie per la protezione dell'ambiente, quindi in particolare monossido di carbonio, ossidi d'azoto, benzene, ozono,
Diciamo questi sono i principali. Oltre a questi che sono tipici dell'ambiente, poi noi abbiamo anche altre applicazioni di tipo anche più industriale, come per esempio il metano, gli alcani leggeri tipo propano, tipo quindi per esempio anche applicazione in quelli che si chiamano ambienti confinati, quindi garage, tunnel, quindi per situazioni di esplosività per esempio. Ecco, riguardo invece a come si opera per avere selettività, diciamo si studiano i materiali, quindi si studiano i materiali, diciamo che si inventano nuovi materiali, quindi materiali innovativi mai diciamo, sintetizzati prima, e questo si fa diciamo mescolando, quindi miscelando vari composti chimici con le proprietà più opportune. Qual è allora la famosa distanza fra la teoria e la pratica? Possiamo dare una risposta a questa annosa e storica domanda? Diciamo che in questo tipo di ricerca la distanza non è incolmabile, nel senso che abbiamo la fortuna che le teorie che abbiamo sviluppato sugli ossidi semiconduttori, perché qui si parla di semiconduttori, possono essere verificate direttamente grazie al laboratorio che ci siamo costruiti. Quindi questa distanza viene molto accorciata rispetto per esempio alla fisica delle alte energie, in cui le teorie hanno bisogno di esperimenti di grandissimo respiro. Qua riusciamo comunque ad avere immediatamente una verifica diretta delle idee. Per esempio abbiamo sviluppato insieme con il professor Martinelli e la dottoressa Carotta un modello che si applica alle nanostrutture, perché infatti questi sensori sono costituiti da una superficie in cui la granulometria è molto fine, si arriva alle decine di miliardesimi di metro, quindi si parla di nanostrutture, e abbiamo determinato i valori critici al di sotto del quale un materiale può essere propriamente considerato nanostrutturato ai fini della sensoristica. Quali sono i parametri per cui un dispositivo è un buon dispositivo? Allora, un buon dispositivo innanzitutto se è stabile elettricamente. E quindi se rifà le stesse cose nel tempo. Se rifà le stesse cose nel tempo e se mantiene inalterate le sue proprietà. Questa è la prima, diciamo, tutto sommato è la caratteristica principale, e su questa credo che noi non abbiamo rivali, nel senso che proprio sulla affidabilità del dispositivo, sulla sua ripetibilità e sulle caratteristiche nel tempo sono sensori molto buoni. E la sensibilità è ottima, nel senso che rileviamo parti per miliardo di gas. Abbiamo, come diceva il professore prima, ancora qualche problema di selettività, e questo è per questo che noi studiamo e cerchiamo di preparare materiali innovativi, e piuttosto che non puntare per esempio sul naso elettronico, per esempio, come fanno altri gruppi di ricerca. Dove interviene il processo teorico all'interno di una determinazione e della ideazione di un sensore? Ma principalmente interviene collegandoci al discorso della selettività e della stabilità del segnale, perché per esempio abbiamo detto, come ha ricordato la professoressa Carotta, che è molto importante per poter rendere vendibili, interessanti, appetibili per l'industria questi sensori, che il segnale si mantenga stabile e che una certa misura fatta per esempio in laboratorio possa essere riportata in ambiente in maniera tale di poter ottenere una curva di calibrazione per cui, dato un certo valore della risposta del sensore, sappiamo esattamente a quanti ppm o ppb di gas si arriva. Per fare questo appunto bisogna studiare il tipo di curva di calibrazione, bisogna applicare certi algoritmi che si studiano proprio in ufficio, diciamo, e questi algoritmi vengono applicati per esempio per rimuovere gli interferenti, tra virgolette, principali, che sono la temperatura e l'umidità, perché le variazioni naturali di temperatura e umidità, che in laboratorio possiamo provare a controllare ma in ambiente non riusciamo, portano a una tendenza di instabilità del segnale del sistema e quindi una non ripetibilità. Applicando particolari algoritmi che abbiamo elaborato qua, si possono correggere le curve di calibrazione con superfici un po' a più parametri, un po' più complesse, che portano però quindi a migliorare la pulizia del segnale e soprattutto
la corrispondenza tra la risposta e la quantità misurata che si ripete nel tempo. Professore, perché uno studente deve venire a fisica e deve studiare sensori o fotovoltaico e deve lavorare con lei, o può lavorare con lei, o vuole lavorare con lei? Ma io ho notato che i ragazzi amano molto la fisica, soprattutto quando è rivolta verso l'ambiente, perché si sentono in qualche maniera appagati, nel senso che hanno un'attività di ricerca bella e nello stesso tempo è anche utile al mondo e al paese, per cui non sembra mai, i ragazzi credono molto in questo. Io li ho visti quasi sempre molto entusiasti, poi li può vedere anche lei. Potrei nominare i ragazzi che sono qui del nostro gruppo di ricerca. E c'è Alessio, Cesare, Donato, Sandro, Marco, Beatrice, Federico, Ilaria, Sonia, Carlo, Matteo, Antonio e Maria Cristina e Giuliano. Buon gruppo. Va bene. Ciao, posto. Grazie mille.